Sponsorizzato da EA. Prodotto da Mrs. Julia. Il cortometraggio del punto di svolta. La storia che ha fatto commuovere anche i simmers più gotici. Un racconto che parla di lui, l'unico inimitabile, Tristo Mietitore. La nuova vita da Tristo Mietitore. Il cortometraggio, in collaborazione con i Kids Atelier e Cameretta Fiabesca. Tristo dorme beatamente, a Sulani, mentre sogna. Su una spiaggia si diverte, appunta sulla sua lista quel sim che lo ha denigrato. Ops. E anche quel sim che lo ha stracciato a scacchi. Tristo è felice. Ma all'improvviso suona la sveglia. Tristo si sveglia e si ritrova qui, in questa camera da letto decisamente troppo colorata per i suoi gusti. Dove si trova? Perché ci sono tutti questi petali? Cuori? Piante vive? Profumi? Sembra quasi come un ricordo lontano. Ok, sarà meglio togliere il pigiama, pensò. Ma di chi sono tutti questi abiti colorati? Tristo indossa soltanto vesti nere, rigorosamente a maniche lunghe e con catenacci appesi. E poi c'è il contenitore di costumi per coppie proprio qui. Che strano, pensò. Meglio scendere al piano di sotto. Stranito da tutte queste sensazioni, pensò fosse la fame. Quindi si mise a preparare la colazione, uova e toast, in assenza della sua preferita, la Nutella. Ma si sente ancora un po' intontito. C'è qualcosa che non torna. Poi sente dei rumori strani provenire dall'altra stanza. Cosa sono tutte queste cianfrusaglie sparse? Oh! Voci stridule e giocose arrivano proprio da quella stanza. Ah, ci sono dei marmocchi. Una ragazzina tutta vestita di nero, con la faccia d'angelo, ma con un'espressione da teppista. Sta giocando nella sua cameretta fiabesca tutta nera, dal letto al lampadario. È tutto così gotico, tutto così dark. I peluche ricordano Tristo Daniele Alberghini e si ricordò di quando la fece scomparire per sbaglio in The Sims 2. E poi all'improvviso questa bambina vispa gli risultò familiare. Ah, ma non era sola. Dall'altro lato c'era qualcun altro. Ah, questi colori pastello. Ah, i miei occhi! Gridò Tristo. Ma li bruciarono solo per poco. Quei colori in qualche modo li stavano già scaldando il cuore, così come lo sguardo dolce di questo tenero bimbo che gli chiedeva un abbraccio teneramente. Era tutto così strano e al contempo così familiare. Ah, doveva assolutamente schiarirsi le idee. Si mise quindi ad esplorare casa. Ovunque vi erano fotografie di questi bambini e anche dei suoi selfie. Ma c'erano sempre dei buchi, delle fotografie mancanti. Qualcun altro faceva parte della sua vita, delle loro vite. Ma chi doveva essere? Forse quei bambini erano suoi figli? Ma suoi? E di chi altro? Chi aveva dimenticato? Sotto shock si diresse in una stanza della casa, come se sapesse già cosa ci fosse al di là della porta. Era uno studio d'arte, pieno di colori e profumi di vernice appena aperta. Osservò i disegni, le bozze appese sui muri e li riconobbe come suoi. Ma chi erano tutte queste persone? Dipingimi come una delle tue ragazze francesi, pensò. Geoffrey?
Erano forse Sims dell'oselista? Si mise a dipingere, nella speranza di attingere dai suoi ricordi e portare alla luce nuove conoscenze. Ma niente, solo natura morta è il suo stile preferito. Passarono giorni, mesi. Tristo ormai aveva iniziato ad amare questa nuova vita. Tristana e Tristan, i bambini, dopo tutto, erano due parti integranti di lui. La parte gotica e dark, combina guai. E la parte più dolce, affettuosa, anche introspettiva. Quanto al suo lavoro, la lista del suo diario soggiornava soltanto quando una certa Mrs. Julia lo chiamava al cellulare per dei lavoretti, così d'occasione. I bambini non erano invecchiati, l'autonomia era rimasta su off e andava bene così. I bambini più grandi Tristo proprio non li sopportava, almeno questi li spediva al nido ogni volta che facevano i capricci. Poi un bel giorno, durante la sua serie TV preferita, quella d'amore, qualcuno bussò alla loro porta e avrebbe cambiato per sempre la nuova vita. Di nuovo. Nuova vita da Tristo Mietitore, il cortometraggio. Starring il nuovo Tristo Mietitore. Tristana. Tristan. Il kit cameretta fiabesca. Il kit atelier. Se vi sono piaciuti i kit e volete partecipare al giveaway in corso, iscrivetevi e seguite le regole in descrizione. Se decidete di acquistarli a prescindere dal giveaway o in seguito, per arricchire le vostre storie e o le vostre build, non dimenticate che a breve sarà disponibile il mio creator code Mrs. Julia al checkout. Purtroppo non sarà un codice di sconto, ma supportereste questo progetto senza simoleons extra. Grazie mille per aver guardato questo cortometraggio e alla prossima, bella gente!